Sì, la passione lucchese c'è e si vede. Secondo giorno di abbonamenti a prezzi speciali e secondo giorno di fila ai botteghini del Porte Elisa. Dimostrazione che questa campagna ideata dalla società rossonera ha colto nel segno e che i tifosi, se stimolati nella maniera giusta, possono rispondere presente. Dopo i disagi del primo giorno, con gente rimasta anche 2 ore in coda, i sostenitori si sono anticipati, presentandosi molto prima delle 17, orario previsto di apertura, ma allo stesso tempo la segreteria è andata incontro ai tifosi aprendo con qualche minuto di anticipo. Per sottoscrivere l'abbonamento è necessario avere la supporter card, ma la cosa non ha frenato gli appassionati della Lucchese. In fila per l'abbonamento, come giudica questa iniziativa? Sì, è un'iniziativa buona che vedi, si vede dall'affluenza che c'è in questi giorni. Chiaramente, oh, costa la metà, vedi 19, non c'è neanche la giornata rossonera, vedi 19 partite con 50 euro in curva e 100 in gradinata. E sicché l'affluenza sarà superiore agli altri anni, sicuramente. Quindi applauso alla società, possiamo dire. Sì, per questa iniziativa qui. Sì, questa iniziativa qui sì. Lei dopo tanti anni è tornato per fare l'abbonamento anche alla tessera del tifoso. Ha visto che insomma valeva la pena quest'anno? Sì, visto i prezzi penso che ne valeva la pena, via. Visto, insomma, è 5 euro a partita praticamente, la gradinata. Quindi è importante, insomma. In fila per l'abbonamento, conveniente, ma quanto sta aspettando? No, oggi l'attesa è molto ridotta. Vedo che si stanno adoperando, fanno abbastanza presto rispetto a ieri. Ieri so che c'era parecchia coda, invece oggi via. Molto, molto bene. Fresco fresco? Di chi è? Fresco tuo? Hai giudicato positivamente, no, questa iniziativa? Sì, molto positiva, perché con 10 euro c'è anche la supporter card di Sportube. Quindi hai fatto tutto? Vuoi seguire la Lucchese in casa, in trasferta, sempre? Sì, perché la Lucchese è una grandissima squadra. Per usufruire dei prezzi stracciati c'è tempo fino a venerdì, dalle 17 alle 19:30, presso la biglietteria dello stadio, ma vista la grande richiesta, la società potrebbe anche decidere di allargare la fascia oraria.